Ciao a tutti, benvenuti a questo breve video dove andrò a fare un riepilogo per quanto riguarda l'operatività del mese di aprile 2016. Faccio soltanto un piccolo passo indietro, approfitto anche per fare riepilogo dell'ultima settimana del mese di aprile, ossia quella che è andata dal 24 al 30 aprile, naturalmente 2016. Le vediamo immediatamente qua. Allora, i trade chiusi sono stati 5 in totale, i trade vincenti sono stati 3 in totale, i trade perdenti 2 e i pips guadagnati 58, il tutto per un guadagno complessivo del 2,85%. Come sempre voglio ricordare che i miei dati sono certificati, io ho un diario collegato alla mia piattaforma con MyFXBook ed ho certificato sia i track record che i privilegi. I privilegi sono la cosa più importante perché vuol dire che ho utilizzato la password investitore che fornisce MyFXBook, quindi i dati che qui vedete sono impossibili da manipolare. Tengo a precisare anche che tutta quella che è la mia operatività è presente sul diario, quindi tutte le operazioni a partire dagli ingressi, le uscite, gli stop loss, i take profit, tutto, solo naturalmente la equity totale, quindi il saldo totale viene nascosto, tutto il resto invece è assolutamente pubblico. Qua possiamo vedere nel dettaglio i miei trade che sono stati un'operazione short su USD/Yen su H1, un'operazione long su GBP/Yen sempre su H1, un'operazione short su GBP/CAD sempre in questo caso su il daily. Un errore euro-yen dove sono entrato al mercato, pensavo di essere su USD/CAD, mi sono accorto di essere su euro-yen, quindi l'ho subito immediatamente chiuso, e poi un USD/CAD sell. Adesso andiamo a vederle tutte nel dettaglio come da mia abitudine. Allora, USD/Yen sell mi ha dato sostanzialmente un breakout, lo vediamo molto bene qua. Eravamo in una fase di forte allungo, ha tenuto la resistenza 111,83, ho visto il prezzo venire giù bene, si è andato diciamo a inserire, infilare, come piace dire a me, in una fase laterale tra la resistenza 111,38 e 110,99, quindi sostanzialmente molto vicino al 111. La rottura della mia trend line di lungo mi ha dato il via al trade short, raggiunto come sempre il livello 1,1, ho messo break even, il prezzo è tornato indietro, poi non sarebbe più andato in questo caso a profitto e quindi sono riuscito a evitare una perdita, portando a casa comunque 1-0, che è sempre meglio che perdere denaro. Altra operazione, GBP/Yen, è stata un'operazione long, sempre sul time frame H1, che mi ha dato un profitto di 72 pip e un 2,56% di guadagno sul mio capitale. Lo andiamo a vedere qui, trade veramente ABC, quindi trend rialzista, tenuto del livello 160,36 che ha tenuto più volte nel recente passato, che a me piace lavorare in quella maniera, così come spiego nel mio video gratuito sul tradare il prezzo senza gli indicatori, operatività esclusiva mia, da me sostanzialmente ottimizzata per il mio modo di lavorare. Breakout della trend line, diciamo di più lungo periodo, quindi del livello 161,30, take profit in questo caso più di 1-1 perché ho portato a casa un 1,50 che è il take profit che tendenzialmente tendo a portare a casa, quindi un risk reward di 1,5 volte più alto dello stop che sono disposto ad andare a subire. Poi abbiamo l'operazione GBP/CAD sul daily, operazione il daily in questo momento non sta pagando, non mi piace più, ho voluto farla lo stesso. Eravamo in una fase sicuramente ribassista, però al 4 ore mi diceva che l'inversione long ormai era già iniziata. Voglio fare una piccola premessa: non bisogna guardare il mensile per tradare il giornaliero, ma al limite guardare un 4 ore un H1 per cercare di capire che cosa succederà nel giornaliero, anche se tradizionalmente si sentono dire queste, a mio avviso, panzanate di guardare cosa succede nel mensile, nel settimanale per decidere cosa operare nel daily. È una delle più grosse stupidaggini che possono esistere, a mio avviso, nel mondo del trading, visto che noi dobbiamo predire il futuro, che già la dice lunga, guardiamo il passato, non guardo un futuro che ancora deve formarsi per prevedere che cosa potrà succedere. Comunque, tornando al trade, sono entrato sul minimo della barra del 25, del 26, scusatemi, di aprile, l'ho chiusa immediatamente il giorno dopo pochissimi pips, perché l'ho chiusa dopo 25 pip, ho preferito tenermi in tasca sostanzialmente una perdita dello 0,31% anziché un 2% secco, che sarei andato a subire come perdite, perché poi il prezzo, così come avevo
diciamo, è preventivato sul 4 ore, ha preso una salita, ha invertito completamente ed è andato verso lato, quindi mi avrebbe portato una perdita sicuramente importante. Euro yen non ce l'ho come grafico perché, ripeto, è stato un semplice errore, anzi un gravissimo errore, dove ho sostanzialmente shortato un grafico che non stavo guardando in quel momento, o meglio ce l'avevo sull'altro monitor e sull'altro conto, sull'altra piattaforma, non avevo ancora cambiato il grafico, quindi mi sono accollato questi due pip e non fa nulla. USD CAD invece lo andiamo a vedere, eccolo qui. USD CAD è stata un'operazione short, sarebbe andata a profitto, però visto che dopo 3 ore il prezzo stava ancora sostanzialmente ballando su quei livelli lì, ho preferito chiuderlo in anticipo. Qui posso dire di aver commesso un errore, ho incassato uno 0,65% anziché un 3% e secco. Quindi faccio un piccolo riepilogo: 2,85% il guadagno per quanto riguarda la settimana che è andata dal 24 al 30 di aprile. Adesso veniamo immediatamente a fare il riepilogo del mese di aprile. Allora, il mese di aprile lo vediamo qui. È partito sicuramente male perché all'inizio del mese mi sono trovato a meno 11%, che comunque è una perdita sicuramente. Non da poco ho preso due stop sul daily, come sempre, perché il daily, ripeto, in questo momento sta pagando davvero poco, c'è tanta volatilità, e quindi sono sceso poi con la seconda settimana di aprile a lavorare anche sul time frame H1, e con tutta la serenità del caso sono andato a recuperare comunque il mese. Il mese è stato chiuso con il 7,7%, i trade chiusi sono stati 38, i trade vincenti sono stati 23. I trade perdenti sono stati 15 e i pips guadagnati totali sono stati 2,52,7. Infatti vediamo che il drawdown 8,54 sicuramente non è favorevole rispetto a un 7,7% di guadagno totale sul mese. Ricordo che da aprile il mio rischio è sceso al 2%, non più al 5%, perché non facendo più solo il daily sono stato obbligato a ridurre il mio rischio per ogni trade a un 2% per poter eventualmente affrontare le fasi di drawdown, che è normale che ci siano. Quindi è normale nel trading perdere. Apro e chiudo una parentesi: in questo periodo sui social si vedono tantissimi trader che millantano, e sottolineo millantano, e performance incredibili. Caso strano, si vedono sempre, solo ed esclusivamente, operazioni vincenti, non perdono mai. Voglio soltanto dire ai nuovi e anche ai trader navigati che non guadagnano che il trading non è così. Nel trading si perde. Nel trading si possono avere delle fasi anche piuttosto lunghe di drawdown, quindi di perdite consecutive rispetto al massimo guadagno che si è raggiunto. Ecco, bene, io direi, se volete avere informazioni, chiedete a quel tipo di trader lì, non a chi mostra sempre solo guadagni iperbolici e operazioni sempre e solo vincenti. Seconda cosa, è importante avere un diario di trading, quello come vedete qua. Il diario di trading è l'unica assolutamente testimonianza della capacità di un trader, di un formatore di fare trading. Se non vi viene dato un diario di trading o uno statement reale certificato, non un foglio di Excel, allora ci sono magari dei dubbi che questo prodotto che voi state osservando possa non essere veramente veritiero, o comunque non possa garantirvi che quello che vi viene spiegato viene anche, diciamo, utilizzato dal trader per portare a casa dei guadagni dall'attività e non solo dalla vendita di un prodotto. Benissimo, allora, per quanto riguarda il mese di, appunto, di del resoconto del mese di aprile 2016, direi che possiamo chiudere qua il webinar. Faccio soltanto un brevissimo, come sempre, appunto, su quello che è il mio sito è il tradingpertutti.com, o come vi dicevo, per attività certificata, e poi ho due tipologie, a mio avviso, di servizi unici. Perché unici? Perché sono certificati. Naturalmente il corso programma trader, 12 mesi di corso interamente dal vivo, 500 ore di corso live, non video registrati, non video rilasciati settimanalmente o mensilmente e eventualmente risposta a questioni via mail dopo qualche giorno. Qua è tutto quanto dal vivo, tutte le sere dalle 22 alle 22 e 45. E come sempre, trasparenza totale, il diario è certificato. Quindi quello che io spiego è quello che faccio, perché incluso naturalmente nel corso programma trader c'è anche l'invio dei segnali che io stesso eseguo tutti i giorni. Quindi quello che vedete qua, 97,34% da giugno ad oggi,
lo otterrete, lo si può ottenere assolutamente seguendo il mio programma perché rimane tutto quanto incluso. E, altro servizio che chiaramente, come ormai tanti bravi trader, possiedo anch'io, l'abbonamento ai miei segnali, abbonamento via via sempre più conveniente, 61 euro IVA inclusa, chiaramente si può richiedere fattura oppure invio normale ricevuta per un mese. 3 mesi 165 euro risparmio del 10%, 12 mesi 585 euro risparmio del 20%. Bene, vi ringrazio per aver assistito a questo brevissimo video, vi do appuntamento questa sera alle ore 23 per la consueta analisi per quanto riguarda la settimana di Forex che sta per cominciare. Ciao a tutti e buon fine settimana.